La Porta Rossa 3, terza puntata. Anna riceve un misterioso messaggio vocale. Procede la Porta Rossa 3, che anche nel corso della sua terza puntata regalerà un colpo di scena inaspettato ai telespettatori. In particolare, Anna riceverà un messaggio vocale che inizialmente le apparirà molto misterioso. In seguito però la moglie di Cagliostro si renderà conto che questo messaggio può aiutarla a capire che cosa è successo realmente la notte del blackout. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La Porta Rossa 3, dove eravamo rimasti? Cagliostro ha delle nuove visioni che sono per lui piuttosto sconcertanti. Leonardo non sa se dirle o meno a Vanessa, perché non vuole preoccuparla e non desidera nemmeno che lei prenda iniziative senza di lui. Quindi, dopo essersi fatto forza, tiene per sé quello che ha visto, anche se si tratta di cose piuttosto sconcertanti. Uno dei ragazzi arrestati dopo il blackout ammette con Paoletto di essere stato esortato da un'organizzazione criminale a causare tensioni e problemi, approfittando dell'assenza di luce. Anna continua a lavorare e porta avanti le sue indagini, mentre sente sempre più vicina la presenza di Cagliostro. Vanessa, per salvare il centro e la comunità a cui ha deciso di appartenere, fa una mossa che viene vissuta da Leonardo come un tradimento. Si tratta di un momento doloroso ed inaspettato per lui. La Porta Rossa 3, terza puntata. Lo strano messaggio per Anna. Stella è scomparsa nel nulla e non si hanno più notizie di lei. Paoletto intuisce che si è trattato di un allontanamento volontario, ma al contempo è preoccupatissimo per lei e vorrebbe sapere dove si trova. Paoletto cerca quindi di sfruttare Andrea e le informazioni di cui è in possesso per ricostruire i movimenti di Stella e provare a rintracciarla. Nel frattempo Anna riceve un messaggio vocale misterioso che la lascia molto sorpresa. Questo messaggio è stato registrato e poi fatto partire, proprio durante la notte del blackout, attorno a cui si stanno concentrando tutte le indagini. Le prospettive delle indagini di Anna vengono radicalmente cambiate, a causa delle parole e di ciò che sente in questo messaggio. Quest'ultima, infatti, capisce che probabilmente si è andati nella direzione sbagliata e che c'è molto altro su cui indagare. Il messaggio vocale misterioso, intanto, mette in discussione anche il rapporto tra Vanessa e Cagliostro, già abbastanza difficile dopo la mossa della medium, che Leonardo ha interpretato come un tradimento. I due però devono collaborare insieme se vogliono aiutare Anna ed arrivare insieme a scoprire la verità su quanto è successo. La Porta Rossa 3, terza puntata. Paoletto scopre la verità su Stella. Anche grazie alla collaborazione, Paoletto scopre la verità che stava cercando su Stella, anche se ancora non è in grado di localizzarla con precisione. L'uomo viene a sapere che Stella stava anche cercando di scappare da lui, perché non riusciva più a gestire il loro rapporto. Questa scoperta lo lascia scioccato, ma non c'è tempo da perdere. Infatti Paoletto è impegnato con la sua squadra nel difficile pedinamento dei criminali che hanno causato il blackout. Ma anche in questo caso la verità sembra essere lontana. Vanessa e Cagliostro tornano a collaborare insieme, ma tra loro non c'è più la sintonia di una volta e le cose diventano più difficili del previsto. Intanto arriva la notte di Halloween, con tutto il suo movimento e i bambini per strada. Purtroppo, però, anche in questo caso i criminali approfittano per agire. Durante la notte, infatti, ci sono delle grandi sorprese per Anna e non solo, alcune delle quali molto tragiche, che rischiano anche di avere degli effetti irreversibili. Anna cerca di indagare e di gestire come può la situazione. Voi che cosa ne pensate? Credete che il messaggio vocale che Anna ha ricevuto possa finalmente chiarire le cose su quello che è successo oppure no? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.